Allora, siamo nella Casa della Musica, che è stata riaperta da poco. È stata nel tempo un luogo di ritrovo di tutti i ragazzi di Stella. Tant'è vero che adesso quei ragazzi di allora sono tutti cresciuti, quasi anziani, e nel momento in cui abbiamo riaperto questa casa hanno voluto manifestare, perché noi abbiamo fatto un'inaugurazione, diciamo, hanno voluto manifestare la loro, come dire, hanno voluto raccontare gli aneddoti e quella che è stata la loro esperienza in questa Casa della Musica. La Scuola di Musica Stella, in pratica, non dico che c'è sempre stata, ma già prima degli anni 60, prima che la prendesse in mano mio padre, funzionava. C'è stato il maestro Sassano, il maestro Francavilla. Mio padre invece, a partire dagli anni 60, ha ereditato questa scuola della musica e ha tenuto ininterrottamente fino agli anni 80, quando in pratica poi è andato in pensione, ha tenuto il corso di orientamento musicale, dove, come dicevo, sono passati in pratica tutti i ragazzi di Stella. Ma non per niente, perché ha svolto in pratica la funzione di oratorio, di una sorta di dopo scuola, perché funzionava nel pomeriggio. E allora, quando i paesi erano belli vivi, c'erano un sacco di ragazzi, si arrivava anche a 30 persone che in pratica frequentavano contemporaneamente qua dentro, ma durante, soprattutto quando pioveva, perché sennò per il resto l'esterno era un'estensione della scuola. Mio padre faceva lezione qui all'interno, e man mano che toccava ai singoli ragazzi, perché in pratica le lezioni in parte erano individuali e in parte invece erano collettive, poi venivano di volta in volta chiamati per svolgere la lezione individuale. E in pratica è una casa dei ricordi, più che altro, perché noi riaprendola non abbiamo, almeno per adesso, non abbiamo avuto modo di riattivare le lezioni di musica, però abbiamo avuto modo di creare, un luogo dove c'è il ricordo di quello che si faceva. Quello che voi vedete in pratica in questa casa è rimasto uguale a quando fu chiusa negli anni 80, cioè quando mio padre andò in pensione. Gli strumenti, li vedete, sono un po' patinati, è la patina, direi, anche del tempo. Sono rimasti così, immutati da allora. Ci sono delle partiture. E niente, io ripeto, ogni volta che entro qua dentro rivivo le emozioni di quando entrai per la prima volta. Mi sembravano locali, tra l'altro, grandissimi, mentre invece adesso, se li vedete, sono ristretti. Ci sono ancora i banchi di legno su cui sedevamo e su cui ancora ci sono le incisioni, perché, se vedete, qui non ci sono scritte a penna, ma ci sono proprio le incisioni su muri, come facevano tutti i ragazzi, sui banchi e così via. Ed è una cosa che effettivamente colpisce e fa andare indietro col ricordo, e qualche volta crea anche un po' di malinconia, perché sono passati effettivamente tanti anni. Però entrare e vivere l'atmosfera che si viveva già all'epoca, ogni volta, perché ripeto, è rimasto tutto identico, è sempre un'emozione. Thank you.